La regola di inferenza della risoluzione al primo ordine può essere usata per costruire un paradigma di programmazione differente basato sulla logica. Un paradigma di programmazione, in particolare, alternativo alla programmazione procedurale o orientata agli oggetti. Questa applicazione della logica all'informatica ha dato origine ad un linguaggio di programmazione effettivamente implementato e usato nell'ambito dell'intelligenza artificiale, il Prolog. Obiettivo di questa lezione è illustrare il Prolog attraverso il funzionamento del suo meccanismo logico di base. Ricordiamo che una clausola al primo ordine è una disgiunzione di letterali e ogni letterale è o una formula atomica o la negazione di una formula atomica. Chiameremo letterale positivo una formula atomica e chiameremo letterale negativo una formula atomica negata. Una mossa conveniente che possiamo fare per descrivere una clausola è raggruppare i letterali positivi e negativi al suo interno. In questo modo, come si vede nella slide, una clausola C può sempre essere scritta come la disgiunzione dei letterali A con J positivi o la disgiunzione dei letterali positivi B con J tutti negati. Naturalmente gli A e i B presenti in questa formula, essendo letterali positivi, sono in particolare formule atomiche. Prendendo una clausola scritta in questo modo e applicando le leggi di De Morgan, possiamo riscrivere C in un modo equivalente, come C è uguale alla disgiunzione delle formule atomiche A con I or la negazione della congiunzione delle formule atomiche B con J. Ma una clausola di questa forma può essere interpretata nella logica più generale come una implicazione, in particolare come l'implicazione che afferma che la congiunzione dei B con J implica la disgiunzione degli A con I. Se prendiamo in considerazione solamente le clausole che contengono al massimo un letterale positivo, otteniamo quattro possibili casi. Ci sono le clausole formate da un singolo letterale positivo, ci sono le clausole che contengono un letterale positivo e un certo numero n maggiore di 0 di letterali negativi, e in questo caso possiamo pensare alla clausola come scritta B1 and Bn implica A. Poi ci sono le clausole formate da un numero n maggiore di 0 di letterali negativi e nessun letterale positivo, e possiamo pensare a queste clausole come la negazione della congiunzione B1 and Bn, e infine c'è la clausola che non contiene alcun letterale positivo e alcun letterale negativo, e questa clausola può essere pensata come il falso. Nel medesimo ordine dato nella slide precedente, queste clausole possiamo pensarle in termini computazionali e più precisamente in termini computazionali dichiarativi. Possiamo immaginare che una clausola che contenga un solo letterale positivo è una asserzione. Possiamo immaginare che una clausola della forma B1 and Bn implica A sia una regola. Una clausola che possa essere scritta come la negazione di B1 and Bn possiamo interpretarla positivamente come la domanda B1 and Bn, dimenticando la negazione. E infine la clausola
che è costituita dalla formula falso, possiamo semplicemente interpretarla come la contraddizione. Con questo tipo di interpretazione possiamo immaginare che un programma sia formato da asserzioni e regole, e possiamo immaginare che una richiesta di computazione, ovvero un input, ovvero ancora meglio fornire un input ad un programma, significhi porre una domanda. Avendo questo tipo di immagine in mente, abbiamo disegnato un paradigma di programmazione differente e puramente logico. Per intendere meglio cosa intendiamo dire, prendiamo in considerazione un semplice esempio. Chiameremo programma l'insieme delle due clausole scritte nella slide. Uomo Socrate, intendendo che Socrate è un uomo, e uomo X implica mortale X, intendendo dire che se X è un uomo, allora X è mortale. X è una variabile e a fronte della domanda se Socrate sia mortale, formalizzata come mortale Socrate, ci attendiamo che il programma in qualche modo calcoli la risposta sì. Infatti, per soddisfare la richiesta mortale Socrate in base alla conoscenza che il programma mette a disposizione, è necessario che sia soddisfatto uomo Socrate, semplicemente in virtù dell'implicazione presente nel programma. Ma questo è esattamente il primo fatto, da cui la nostra attesa per una risposta positiva. Per descrivere a grandi linee l'algoritmo che sottende la computazione di questo particolare paradigma di programmazione logica, noi immaginiamo che un programma sia una lista ordinata di asserzioni e regole. Per ordinata intendiamo dire che c'è una prima, una seconda, una terza, una quarta asserzione e così via. Così come c'è una prima, una seconda, una terza, una quarta regola e così via. Noi diremo che un'asserzione A, quindi una formula atomica A, unifica mediante la sostituzione sigma con un letterale B, se sigma è l'unificatore più generale che rende uguali A e B. Diremo che una regola A1 and AN implica A unifica mediante sigma con il letterale B se sigma è l'unificatore più generale che rende uguali A e B. Considereremo un programma come una lista di asserzioni e regole e a fronte di una domanda Q, quindi di una congiunzione di formule atomiche, l'esecuzione del programma sulla domanda può avere due esiti, può fallire oppure avere successo e nel caso abbia successo riporta come risultato una sostituzione. Supponiamo, tanto per fissare i nomi, di avere un programma P formato dalla lista P1PK di asserzioni e regole e supponiamo di avere una domanda Q costituita dalla congiunzione delle formule atomiche Q1, Qn esattamente in quest'ordine. La computazione parte da Q1 stabilendo all'inizio che θ sia la sostituzione identica. Se non esiste una asserzione o una regola P con I nel nostro programma che unifichi con Q1 attraverso un qualche unificatore, la computazione fallisce. Se Q1 unifica con l'asserzione P con I mediante l'unificatore più generale sigma, si pone θ uguale a sigma composto con il θ precedente.
In altre parole, si estende il θ precedente con l'unificatore che abbiamo trovato. A questo punto vi sono due possibilità. Se la domanda è esaurita, quindi la domanda conteneva solo il letterale Q1, quindi se n uguale 1, allora la computazione riesce con successo e produce come output la sostituzione θ. Altrimenti la computazione rincomincia con la domanda Q2 di sigma and Qn di sigma. Al contrario, se Q1 unifica con la regola B1 and Bm implica C mediante l'unificatore sigma, allora si aggiorna, come nel caso precedente, θ, estendendo θ con sigma, e si ricomincia considerando come nuova domanda B1 sigma and Bm sigma and Q2 sigma and Qn sigma. In aggiunta a questo metodo per computare usando il programma e la domanda, stabiliamo che il programma venga sempre scardito in ordine da 1 a k e che a fronte di un fallimento il programma di calcolo non necessariamente termini, ma torni indietro di un passo, dimenticando la sigma del passo precedente e provando se esiste la prima alternativa successiva. Se tale alternativa esiste, la procedura continua come se fosse stata la prima volta. Se invece tale alternativa non esiste, la computazione fallisce. L'algoritmo illustrato nella slide precedente in modo descrittivo è ovviamente complesso. Tuttavia, se noi andiamo ad esaminare con un maggior dettaglio, ci rendiamo conto che ogni passo di computazione corrisponde all'applicazione di una istanza delle regole di risoluzione con unificazione. Quindi, leggendo logicamente il comportamento della procedura di computazione, vediamo che l'esito della computazione di un programma su una domanda è un fallimento se il programma con la domanda è insoddisfacibile, ed è un successo con esito sigma se il programma con la domanda è soddisfacibile e in particolare è soddisfatto dalla sostituzione sigma. Nulla impedisce che vi siano altre sostituzioni che soddisfano il programma con la domanda. In linea di principio, esse possono essere ottenute continuando la computazione dopo il successo mediante la procedura di backtracking, ovvero provando le alternative di scelta successive nella lista del programma. È più semplice comprendere il funzionamento dell'algoritmo guardando un esempio concreto di come esso operi. Immaginiamo di avere come programma quello che vediamo sulla sinistra della slide. Abbiamo un'asserzione, Socrate è un uomo, formalizzata come uomo Socrate, e abbiamo una regola che dice se X è un uomo, allora X è mortale. Formalizzata nella regola, uomo X implica mortale X. Sulla parte destra abbiamo la nostra domanda. Mortale Socrate. Attivando la procedura di computazione su questa coppia programma-domanda, otteniamo che il nostro algoritmo di computazione verifica che mortale Socrate non unifica con uomo Socrate, quindi con la prima asserzione, ma unifica
con la prima regola. E in particolare l'unificatore dice che x è uguale a Socrate. A questo punto il risultato della risoluzione con unificazione è uomo Socrate. Dato che la procedura di computazione ha avuto successo nel primo passo e il risultato della risoluzione è uomo Socrate, noi dobbiamo aggiungere il risultato della risoluzione alla lista delle domande aperte, elidendo la prima, cioè mortale Socrate. In questo caso, la lista delle domande rimaste inevase è vuota. Di conseguenza, la nostra nuova domanda diviene uomo Socrate. Come prima, scandiamo il programma dall'inizio e troviamo la prima asserzione o la prima regola che unifichi con la domanda. Nel nostro caso, uomo Socrate come domanda unifica con la prima asserzione e unifica attraverso l'unificatore identico. Di conseguenza, possiamo applicare la regola di risoluzione con unificazione e otteniamo come risultato la clausola che non contiene assolutamente alcun letterale. Come prima, avendo avuto successo, dobbiamo costruire la nuova lista di domande, elidendo il primo elemento dall'attuale lista di domande, quindi eliminando uomo Socrate, e aggiungendo in testa al resto il risultato della regola di risoluzione. In questo caso il nostro risultato è che la domanda è vuota. Di conseguenza la procedura termina con successo e di conseguenza fornisce anche come output la sostituzione al risultato che nel nostro caso corrisponde a x uguale a Socrate. Vediamo un esempio differente in cui la regola di computazione fallisca. Il programma è il medesimo di prima, ma la domanda che poniamo al programma è se Aristotele sia mortale, cioè formalmente la nostra domanda è costituita da una singola formula atomica che è mortale Aristotele. Attivando la regola di computazione, mortale Aristotele non unifica con uomo Socrate, di conseguenza non unifica con la prima asserzione. Proviamo se mortale Aristotele unifichi con la seconda clausola del programma, cioè con la regola. Uomo X implica mortale X. Provando, vediamo che è questo il caso. Di conseguenza, calcoliamo l'unificatore più generale, che corrisponde a X uguale Aristotele, e calcoliamo la risolvente, che è uomo Aristotele. Avendo avuto successo nell'applicare la regola di risoluzione con unificazione, è giunto il momento di calcolare la nuova domanda seguendo la procedura di computazione. Per calcolare la nuova domanda, prendiamo la precedente lista di domande, che era costituita solo da mortale Aristotele, e cancelliamo la prima formula atomica in essa presente. Quindi otteniamo la lista vuota. A questa lista vuota aggiungiamo in testa la risolvente ottenuta, quindi uomo Aristotele. Pertanto la nostra nuova domanda diventa uomo Aristotele. Dato che la lista delle domande non è vuota, riprendiamo l'algoritmo di computazione. Provando a unificare uomo Aristotele con la prima asserzione, uomo Socrate,
l'unificazione fallisce. Provando a unificare uomo Aristotele con la prima regola, uomo X implica mortale X, l'unificazione fallisce. Siccome il programma è terminato, nessuna clausola del programma unifica con la domanda. Avendo fallito, noi cancelliamo l'ultimo passo, quindi dimentichiamo l'unificatore x uguale Aristotele e aggiorniamo l'inizio del punto nel programma da cui cercare un'asserzione o una regola che unifichi con la domanda al elemento successivo a quello con cui abbiamo unificato nel tentativo precedente, ovvero in pratica andiamo a posizionare l'inizio della nostra ricerca sul primo elemento oltre la regola presente nel programma. A questo punto la nostra domanda torna ad essere mortale Aristotele. Tuttavia, noi andiamo a cercare asserzioni o regole che unifichino con mortale Aristotele solo a partire da dopo la regola presente nel programma. Visto che la regola presente nel programma è esclusa e non vi sono altre asserzioni o regole, la nostra ricerca per una regola o asserzione che unifichi con il primo elemento della domanda fallisce. Non essendo stati effettuati passi precedenti, non abbiamo nessun modo di fare backtracking. Di conseguenza, la nostra ricerca e la nostra computazione è finita. Ed è finita con un fallimento. Consideriamo un esempio più complesso. Noi definiamo attraverso il nostro programma che x è nonno di z se esiste un y tale per cui x è padre di y e y è padre di z. Codifichiamo tutto questo come la regola padre xy and padre yz implica nonno xz. Inoltre, asseriamo due fatti, che Mario è il padre di Carlo, formalizzato come padre Mario Carlo, e che Carlo è il padre di Ugo, ovvero padre Carlo Ugo. La domanda che vogliamo porre al programma è se Mario sia il nonno di Ugo, formalizzata come nonno Mario Ugo. Iniziamo cercando una regola o un'asserzione dalla prima all'ultima che unifichi con la domanda e più precisamente con il primo elemento della domanda che è costituito dal nonno Mario Ugo. Nel nostro caso siamo fortunati. Il primo elemento del programma, cioè la regola, unifica. E precisamente unifica mediante l'unificatore più generale che assegna alla variabile x il valore Mario e alla variabile z il valore Ugo. Applicando la regola di risoluzione con unificazione, otteniamo come risultato padre Mario Y and padre Y Ugo. A questo punto costruiamo la nuova domanda, che è fatta dal risultato del processo di risoluzione, cioè dalla risolvente, e dalla domanda decurtata della formula atomica che abbiamo considerato nel primo passo. Siccome il resto della domanda è vuoto, il risultato, la nuova domanda, è padre Mario Y and padre Y Ugo.
In questo caso abbiamo una domanda composta da due componenti, padre Mario Y e padre Y Ugo. Noi consideriamo, ai fini della prosecuzione dell'algoritmo di computazione, esclusivamente la prima componente. Come in precedenza, andiamo a scandire il programma dalla prima all'ultima clausola per trovare se esiste una regola o una asserzione che unifichi con padre Mario Y. Il primo elemento che unifichi è la prima asserzione e precisamente unifica mediante l'unificatore più generale che assegna il valore Carlo a Y. Calcolando la risolvente ci rendiamo conto che la risolvente è la clausola vuota. Pertanto costruiamo la nuova domanda che è costituita dalla risolvente, la clausola vuota, quindi nulla, seguita dal resto delle domande, quelle che non abbiamo ancora affrontato, in cui applichiamo l'unificatore più generale. Di conseguenza il risultato è padre Carlo Ugo, ovvero padre Y Ugo a cui sia stata applicata la sostituzione Y uguale a Carlo. Ricominciando la computazione, la nostra domanda è padre Carlo Ugo ed è costituita da una sola formula atomica, che andiamo a provare se unifica con qualche clausola del programma. Scandendo il programma ci rendiamo conto che padre Carlo Ugo non unifica con la prima regola, non unifica con la seconda clausola, ovvero la prima asserzione, ma unifica con la terza clausola. E precisamente unifica mediante l'unificatore più generale che è l'identità. Calcolando la risolvente otteniamo la clausola nulla. Di conseguenza andiamo a costruire la nuova lista di domande, la quale si ottiene scartando padre Carlo Ugo dalla precedente e mantenendo il resto, su cui applichiamo l'unificatore appena trovato, che non fa niente, e aggiungiamo in testa la risolvente, che è la clausola vuota. Siccome non ci sono clausole né nella risolvente né nel resto della lista delle domande, il risultato è semplicemente la clausola vuota, che costituisce la nostra nuova domanda. Questa domanda è la condizione di terminazione dell'algoritmo di computazione ed è una terminazione con successo. Pertanto riportiamo anche la sostituzione ottenuta finora, componendo in ordine le sostituzioni che abbiamo costruito man mano. Precisamente x uguale Mario, y uguale Carlo, z uguale Ugo. Usando variabili negli argomenti di una domanda, possiamo usare la sostituzione che viene calcolata come output della nostra richiesta. In altre parole, non esiste una direzionalità da input ad output nei programmi logici, ma possiamo usare qualsiasi argomento come un oggetto da calcolare. È sufficiente porre in esso una variabile. Ad esempio, se nel programma precedente noi poniamo la domanda Mario è il nonno di W, dove W è una variabile, questa domanda ci consente di calcolare il valore W. Formalizziamo la domanda ovviamente come nonno Mario W.
Facendo partire l'algoritmo di computazione, vediamo che la nostra domanda unifica con la prima clausola. L'unificatore più generale è x uguale Mario e z uguale a w, e la risolvente è padre Mario y and padre y w. Al solito, costruendo la domanda e quindi unendo alla risolvente il resto della domanda iniziale a cui si è applicato l'unificatore più generale, otteniamo padre Mario y e padre y w, in quanto il resto della domanda è semplicemente vuoto. La nostra domanda è composta da due formule atomiche, quindi incominciamo selezionando la prima formula atomica, padre Mario y. Padre Mario y non unifica con la prima clausola, cioè con la regola del programma, tuttavia unifica con la seconda clausola, ovvero con l'asserzione padre Mario Carlo, e precisamente unifica mediante l'unificatore più generale, che è pari a y uguale a Carlo. La risolvente è chiaramente la clausola vuota. Di conseguenza, noi costruiamo la nuova domanda unendo la risolvente, cioè la clausola vuota, con il resto delle domande a cui si è applicata la sostituzione y uguale a Carlo. Il risultato è padre Carlo W. Procedendo nella computazione, selezioniamo la prima formula atomica nella domanda, che in questo caso è anche l'unica, con lo scopo di procedere a cercare una clausola unificabile all'interno del programma. La prima clausola unificabile, come è immediato verificare, è esattamente l'asserzione padre Carlo Ugo, e unifica mediante l'unificatore più generale W uguale ad Ugo. Di conseguenza il risultato è la risolvente clausola vuota e la nuova domanda da costruire è la risolvente, cioè la clausola vuota, unita al resto della domanda iniziale, che è vuota, a cui si è applicata la sostituzione W uguale a Ugo. Il risultato complessivo è che la nuova domanda è la clausola vuota. Questa è esattamente la condizione di terminazione dell'algoritmo. Di conseguenza, l'algoritmo termina con successo riportando la sostituzione costruita lungo il percorso che ha portato al successo. Quindi in particolare abbiamo che la sostituzione è x uguale Mario, y uguale Carlo, z uguale W e W uguale Ugo. L'effetto collaterale, leggendo la sostituzione risultato, è che noi sappiamo chi è il nonno di Mario. Precisamente sappiamo che il nonno di Mario è W, cioè Ugo. Una proprietà importante dei programmi logici è che non hanno una direzionalità. Questo significa che il nostro programma non è concepito per calcolare il nonno di qualcuno, ma è concepito per definire la relazione che stabilisce cosa sia un nonno. E quindi è perfettamente lecito porre la domanda chi sia il nipote di Ugo. E possiamo codificare questa domanda nella forma nonno W Ugo, in cui chiediamo al programma di calcolare il valore W. Facendo procedere l'algoritmo di computazione, questa domanda unifica con la prima regola, producendo come risultato, oramai nel modo che ci dovrebbe essere solito, la nuova domanda padre WY and padre Y Ugo, generando al contempo
la sostituzione x uguale w, z uguale ugo. Essendo una domanda composta, cerchiamo innanzitutto di rispondere alla prima componente. Quindi selezioniamo la formula atomica padre WY all'interno della domanda. Cercando la prima clausola del programma che unifichi con padre WY, troviamo che essa unifica con padre Mario Carlo, generando al contempo la sostituzione y uguale Carlo e w uguale Mario. La risolvente è la clausola vuota, di conseguenza, come al solito, applicando la sostituzione sul resto delle domande a cui non abbiamo ancora risposto nella domanda iniziale, otteniamo la nuova lista di domande che è composta da un solo elemento e precisamente padre Carlo Ugo. Ancora una volta abbiamo una lista di domande a cui rispondere e il primo elemento e unico in questo caso di questa lista è padre Carlo Ugo. Scandendo il programma in ordine, troviamo che la prima clausola unificabile è l'ultima asserzione ed è unificabile in un modo banale, cioè attraverso la sostituzione nulla o identica, e la risolvente è chiaramente la clausola vuota. Calcolando la nuova domanda nel solito modo, otteniamo che la nuova domanda corrisponde alla clausola vuota. Questa è la condizione perché l'algoritmo di computazione termini con successo e di conseguenza otteniamo come risultato il successo e la sostituzione che abbiamo costruito lungo il percorso per arrivare al successo. Quindi x uguale w, y uguale Carlo, z uguale Ugo, w uguale Mario. Questo è l'ultimo esempio che faremo di programmazione logica e non approfondiremo oltre l'argomento. Ci basti dire che è un campo vasto e complesso in cui è possibile rappresentare tantissime strutture dati e di fatto il paradigma di programmazione logico è un paradigma Turing completo, ovvero tutte le funzioni calcolabili sono in esso esprimibili. È anche chiaro che questo paradigma è più adatto ad affrontare problemi in cui il programma sia esprimibile come una base di conoscenza costituito da asserzioni e regole e che sia interpretabile nel senso della logica classica al primo ordine.